cosiddetto passaporto europeo per i diritti, una panoramica sui diritti per rendere maggiormente protagonisti i cittadini. PeaceLink presenta il passaporto europeo per la cittadinanza attiva. Il servizio. Un passaporto europeo per la cittadinanza attiva. In 30 pagine una utilissima cassetta degli attrezzi per diventare cittadini europei efficaci, informati e competenti. L'iniziativa è di PeaceLink con il supporto tecnico di EUTink ed è stata presentata a Taranto nel corso di un workshop con docente Antonia Battaglia, dottore di ricerca in filosofia politica Università di Bruxelles, ha lavorato alle Nazioni Unite ed è stata consigliere del ministro per gli affari umanitari del Lussemburgo, svolgendo numerose missioni in Africa e Asia. Collabora da tempo con diversi quotidiani e giornali italiani e stranieri, è esperta di diritto internazionale ed europeo e ha collaborato con PeaceLink portando all'attenzione della Commissione europea e del Parlamento la questione Taranto-Ilva con conseguente avvio della procedura di infrazione. Noi vogliamo con questa prima iniziativa illustrare quelli che sono i diritti dei cittadini europei, i diritti della cittadinanza attiva, come si può partecipare ai processi decisionali in Europa, da una parte attraverso consultazioni pubbliche e quindi prendere parte alla legislazione, d'altra parte attraverso delle denunce per poter esercitare in pieno i propri diritti. Per esempio PeaceLink è autrice di una denuncia presso la Commissione europea sulla questione Ilva Taranto ed è anche titolare di diversi incontri presso la Commissione Sviluppo Regionale per la realizzazione di un piano straordinario di sviluppo per la città e per tutta l'area tarantina. Quindi in realtà il nostro strumento di oggi vuole porsi come dare ai cittadini, a tutti coloro che sono interessati, la possibilità di conoscere gli strumenti europei e di poter partecipare, di poter prendere la parola e apportare il proprio contributo in Europa attraverso di noi o direttamente con le istituzioni europee, perché gli strumenti esistono e ci piace farli conoscere. Se si riuscisse a realizzare attraverso lo sviluppo di un piano alternativo, di un piano B per la città, la creazione di un polo universitario importante e la creazione di facoltà dove si tratti del diritto, della cittadinanza attiva, come le facoltà di diritto, appunto di diritto internazionale o di filosofia politica, potrebbero beneficiarne direttamente tutti gli studenti, i giovani di Taranto. E questa è una cosa alla quale noi lavoriamo. Il presidente della locale associazione ambientalista Alessandro Marescotti ha parlato tra l'altro della necessità di offrire una panoramica sui diritti europei e sulle forme di partecipazione e intervento dei cittadini previsti dalle norme europee. È un passaporto che noi distribuiremo in formato digitale ai partecipanti e che contiene quelli che sono i principali diritti dei cittadini a livello europeo, come si può presentare una petizione al Parlamento europeo, come avviene la procedura attraverso cui si innesca un'infrazione, quali sono in buona sostanza quelli che sono i diritti che il cittadino italiano può esercitare a livello europeo. In particolare PeaceLink ha partecipato alla giornata europea che si chiama Civil Society Day 2015, in quanto è un'associazione riconosciuta e iscritta al registro europeo per la trasparenza.